Ale, ti rendi conto che c'è qualcuno che passa il ferro da stiro? Ale, dobbiamo andare a Milano a trovare le tre curiosità. Ma dobbiamo... siamo già a Milano in teoria, però. Vabbè, allora dobbiamo andare in giro per Milano, uscire da questo... Dai. Andare a trovare le tre curiosità di marketing. Andiamo, dai, forza. Siamo nel 1935 a Torino. E in realtà siamo a Milano ed è il 2022, però vabbè, continua. Vabbè, facciamo che siamo nel 1935 a Torino e l'unico brand di moda italiano potente a livello internazionale è Salvatore Ferragamo. Siamo nel 1935, sta per nascere l'ente nazionale della moda. Io arrivo da Teale e ti chiedo: qual è la capitale della moda in Italia nel 1935? Domanda semplice, non so la risposta, quindi la sparerò. Narni, boh. Saluto agli amici di Narni, anche ai miei parenti. Ciao, ciao amici di Narni, grazie. Boh, non lo so, però adesso siamo nel 2022 e io torno da te e ti chiedo: Ale, nel 2022 qual è la capitale della moda in Italia? Di certo direi Milano. Esatto, e qui però la domanda sorge spontanea: perché Milano è la capitale della moda? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un balzo negli anni 60, anni di grossa rivoluzione per la moda, anni in cui Firenze, Roma e Milano iniziano a posizionarsi nel mondo della moda. Roma inizia a essere il punto di riferimento per l'alta moda, per il lusso, Firenze per la parte di boutique, e a Milano inizia a consacrarsi un tipo di moda che è quella del prêt-à-porter. Altro punto che ha aiutato a consacrare Milano come capitale della moda in Italia è stato, sempre piccolo balzo in avanti, degli anni 70, il lancio dell'evento Milano Vende Moda, un po' un precursore di quella che oggi è la Milano Fashion Week. Ultimo punto che consacra poi effettivamente Milano come capitale della moda in Italia, balzo in avanti verso la fine degli anni 70, dopo il prêt-à-porter, dopo l'innovazione lato eventistico, abbiamo lui, il maestro Giorgio Armani, molto legato alla città di Milano, che azzecca due mosse tendenzialmente. Il 1978 veste Diane Keaton alla notte degli Oscar, Diane Keaton un'attrice top di quel periodo. Subito dopo veste Richard Gere all'interno del film American Gigolo. Il nostro Riccardo. Il nostro Riccardo Gere, esatto. Yeah. Ale, dica. Sei pronto? Adesso ti porto a vedere una cosa grandissima e un altro grande primato di Milano. Vai. Andiamo. Conducimi. Adesso siamo nel 2017, barra 2016. Sì, sempre 2022, però va bene, dai. Continua, vabbè, tranquillo, tutto. 2022 meno 5, barra meno 6 anni. Milano, arriva Tim, che boom, arriva e ti fa una cosa semplice, grande, grandissima, efficace, come piace a noi, semplice, efficace, e anche green. Arriva e ti inaugura il più grande, la più grande affissione green d'Europa. È stato facile. Tim arriva e pure te. Insieme a Urban Vision, che cosa fa? Mette la fissione più grande d'Europa green, la fissione green più grande d'Europa. Che ovviamente non è questa di adesso. Non è questa di adesso, chiaramente, perché ora, come potete vedere, ce n'è una di Moncler. Però in realtà Tim è arrivata inaugurando questa fissione insieme a Urban Vision con una sua campagna. La fissione green che cosa significa? Quel telo lì, 2500 metri quadri di telo speciale che riesce ad assorbire gli agenti dello smog presenti nell'aria. Piccolo intermezzo per un ringraziamento doveroso agli amici di Dotto che ci hanno permesso di fare questo giro sostenibile all'interno della città di Milano. Per chi non lo conoscesse, Dotto è un brand di micro mobilità sostenibile presente nelle più grandi città europee, ovviamente anche in Italia, in 12 città italiane. Abbiamo fatto il video a Roma, abbiamo fatto il video a Milano. Per tutti gli amici italiani che ci stanno seguendo su questo video, in descrizione trovate un codice sconto che gli amici di Dotto hanno riservato per la community di Marketing Espresso. Grazie Dot. Allora, ci siamo piegati, tu ti sei piegato perché magari sei stanco, io mi sto piegando, esatto, perché ho fame e tu da mangiare non mi ha dato, ma non ci hai pensato, perché non c'è un piatto dove così tenero, non c'è un piatto, vabbè, parlami sopra, no? Cioè, comunque la cosa vera, vabbè, a parte il perdono di Alessandro, ci siamo persi in chiacchiere, non l'ho portato a mangiare, si è arrabbiato, raga. Lo sai come farmi felice, questo non è uno dei casi. La terza curiosità, siamo andati a ricercarla non offline, ma
ma online, e ci ha stupito molto, perché poi è una vera e propria classifica che in generale ci ha stupito molto, perché abbiamo scoperto che Milano è la sesta capitale più cercata al mondo su Google. Sì, ed è la prima quindi città italiana più cercata su Google al mondo. Esatto, la classifica è stata stilata da, leggo qui, Your Next Milano, un rapporto annuale che ha proprio andato a studiare l'attrattività e la competitività dei capoluoghi in giro per il mondo. Nella top 9 non c'è Roma, non c'è nessun'altra città italiana. A grande sorpresa. E questo sicuramente è anche un po' dettato da tutta la potenza che ha il brand di Milano anche in determinati contesti. Quale città sono più cercate di Milano? Non lo diciamo. Vi mettiamo qui la classifica in sovraimpressione, come dicevano le televendite degli anni 90. Chiamateci per scoprire chi è al quinto posto. Esatto, lasciamo qui. Commentatela qui sotto nei commenti se volete, anzi diteci, dato che ormai questo è il secondo video, in quale città italiana dovremmo andare a scovare altre curiosità di marketing. Qui sotto nei commenti.